Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da hereforex.com. Sono qui nella mia postazione di trading, come vedete, e oggi voglio fare una pillola che prende un tema molto importante che vedo abbastanza utilizzato nel mondo del trading, ma secondo me in maniera sbagliata. Ed è questo. Spesso sento dire che nel mercato azionario bisogna esclusivamente andare long, no? Perché il mercato azionario è sempre salito e quindi bisogna andare long. Allora io faccio una premessa, parlo da trader, da price action trader e da trader che è sui mercati da oltre 15 anni. Quello che io ho imparato è che l'unica cosa che dobbiamo seguire è quello che ci dice il mercato, non quello che è stato fino ad ora, perché nel tempo l'S&P è sempre salito, o quel titolo azionario è sempre salito, o perché, e qui passo su un mercato leggermente differente ma che reputo molto simile, che è quello dei progetti cripto, perché in realtà non sono criptovalute, per me sono dei progetti aziendali, alla fine dei progetti criptovalute, dei progetti cripto. Anche la storia del Bitcoin, no? Il Bitcoin deve andare a perché? Deve andare a 100.000, 200.000, quello che è, addirittura 1.000.000. Chi se ne frega, magari ci arriverà pure, ma è diverso il trading dallo sperare nell'investire nel lungo termine che quel mercato andrà su determinati livelli. Il trading è altro, quindi io parlo da trader, a voi che siete trader probabilmente, e quindi nell'ottica di trading utilizzare mercati come il mercato azionario e il mercato delle cripto solo in esclusiva long, a mio avviso, è assolutamente, oltre che riduttivo, anche perdente. Esempio di quest'anno, tra l'altro è da un annetto che noi dicevamo che bisognava stare attenti, più andavamo avanti col mercato più si poteva, bisognava essere attenti ai primi segnali in cui i mercati azionari, quindi i maggiori indici, potevano creare delle formazioni di prezzo short, ovviamente su grafici alto time frame come il settimanale, che è il time frame bussola per me, attenti perché si poteva venire a creare un movimento diverso da quello per esempio degli ultimi 2 anni, che era tutto su, no? Qualsiasi punto compravi saliva, era facilissimo. Oggi è diverso, oggi bisogna essere dei bravi trader, competenti, e vi dico la verità che io in realtà in questi 6 mesi ho guadagnato molto di più di quello che ho fatto l'anno scorso, per esempio, e soprattutto nel mercato azionario, dove c'è stato, in effetti, poi quest'anno molti di voi ci hanno seguito anche su Stock Insider, questo servizio che in realtà è un vecchio servizio che avevo, che poi avevo dismesso e sono ripartito quest'anno, e quindi comunque condivido anche un po' quello che faccio sul mercato azionario, e devo dire che soprattutto gli ultimi 2-3 mesi io sono andato solo short, e ultime operazioni chiuse a fine maggio, e qui inizio giugno può testimoniarlo appunto chiunque è su Stock Insider, abbiamo fatto delle bellissime operazioni short. Ancora oggi io ho delle operazioni su indici o su titoli azionari short, quindi il mercato azionario non è solo da trader, mercato che si va lunghi, mercato continua in discesa e noi dobbiamo cercare per forza un punto di minimo dove comprare. No, ripeto, è riduttivo e addirittura perdente. In un mercato che sta scendendo, la cosa migliore da fare è quella di attendere dei segnali dal prezzo per continuare a vendere. Se poi ci saranno i presupposti per salire, il mercato probabilmente ce lo dirà, oppure la posizione che si vende può anche essere stoppata in perdita, per carità, si può chiudere in perdita, ma ho seguito quello che in quel momento il mercato mi diceva. Se il mercato sta continuando a scendere, io vado ancora in quella direzione. E stessa cosa vale per il Bitcoin, che è un altro mercato molto simile al mondo azionario, possiamo dire, sia come volatilità e soprattutto negli ultimi mesi è anche correlato in realtà a quel mercato. E se il Bitcoin sta continuando la discesa, io vi dico che in tutti questi mesi noi ne abbiamo parlato e l'abbiamo anche trattato short, abbiamo operato short, perché andare long su un mercato che sta continuando a scendere. La cosa interessante da fare in ottica di trading di breve termine, che è quello che faccio io, che cosa significa, cosa intendo io per trading di breve termine, intendo trading di qualche giorno, qualche settimana, ok? Quindi non trading troppo rapido di giornata o addirittura trading di lungo termine, quasi investing, no, queste due sono due cose all'opposto che non mi piace fare, non faccio e non farò, ma trading di breve termine, quindi dove in realtà riesco anche più ad avere un po', come dire, la capacità di capire cosa in realtà il mercato può fare appunto tra qualche giorno e qualche settimana. E
sia Bitcoin che mondo azionario, sinceramente oggi sono a shortare, ma non oggi, già da mesi che noi continuiamo a shortarli. Se poi voi seguite le nostre trading room qui su YouTube o siete dei Platinum o degli Stock Insider, ovviamente lo avrete visto anche proprio a livello operativo. Quindi ecco, la pillola di oggi è: non pensiamo che il mercato azionario o addirittura quello delle cripto, ma principalmente quello azionario, sia un mercato solo da andare long. No, non esiste. È un mercato che quando, magari per qualche anno, perché potrebbe essere che questo trend con le sue gambe anche rialziste possa continuare ancora, perché cercare un minimo quando possiamo andare a, nelle ossigenazioni di prezzo, a cercare dei motivi per vendere e guadagnare da questo? Ovviamente parlo sempre in ottica di trading. Quindi non facciamoci, come dire, non guardiamo col paraocchi il mercato. Se siamo dei trader possiamo operare sia al rialzo che al ribasso. Gli strumenti finanziari ci sono tutti, ovviamente bisogna averne le competenze per poterli gestire al meglio, con dei rischi che devono essere accettati fin dall'inizio. Quindi si dice rischio 100, rischio 1000, rischio 500, rischio quello che è, si accetta fin dall'inizio. Una volta che si è premeditato bene l'operazione, pianificato bene l'operazione, si è premeditato un rischio, no, che si voleva correre, benissimo, poi si lavora. Quindi short e long non cambia nulla. Se il mercato dice short, anche il mercato azionario o il Bitcoin, chi se ne frega, si short. Bene, spero che questa pillola possa essere di vostro gradimento e soprattutto a supporto della vostra operatività. Vi dico di mettere mi piace a questo video e di seguire questo canale se non siete ancora dei follower di questo canale, di mettere di fare un click col mouse sulla campanella nella home page del canale, perché così ogni notifica vi arriva nel momento in cui noi siamo live o abbiamo dei nuovi video da proporvi. Potete seguirci su YarForex, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e un saluto.